Ciao gamer, benvenuto a Pokegamers Pro. È da un bel po' che non registro Pokegamers perché tu non lo sai perché non ci sono mai date su nulla, però io ho fatto tipo 75 episodi in anticipo e quindi sono tornato dopo un'eternità e mezza con la battaglia di Nicola che ci manda una 6 vs 6 ultra lunghissima. Lui ci scrive: lo considero un team OU, anche se il mio stile è andare contro il metagame sorprendendo gli avversari con Pokémon come, vabbè, non spoilerò la battaglia perché sennò è brutta. Comunque un Pokémon è davvero OP. Andiamo subito a vederla, dai. Via. Oddio, con la musica che si sballa. Ok, Goliath, che sarebbe Gigalith, contro Beedrill, Glass Shot. Glass perché è un Glass Cannon, probabilmente, perché è, penso, il Pokémon con l'attacco più alto in tutto il gioco che non sia leggendario, mi sembra. Mega Beedrill, almeno. Retromarcia. Farà male, considerando che Gigalith è abbastanza tanky. Ditto. Oh, Ditto con Sosia, esattamente. Ditto è molto cattivo quando, quando viene usato in questo modo, perché se non sbaglio gli viene data la sola scelta per essere più veloce del nemico. Però Rapid Artigli di Goliath, di Gigalith, che gli fa fare Terremoto, che fa abbastanza danno. Levita Roccia da parte di Ditto. Ok, quindi si sono scambiati il Levita Roccia. E Seth, o Tropeth, ritira Ditto dalla lotta. Milotic. Terremoto da parte di Goliath numero 2. Ok, fa abbastanza danno. Probabilmente bacca cedro. Avanzi, no. Ah, ok, terminiamo il turno. Okay. Idrovampata su Gigalith. Sarà super efficace, ma non è sufficiente a mandarlo KO. Esplosione di Gigalith. Questa mossa, secondo me, cambia le sorti della partita, perché un'esplosione da 3 PS ha permesso a Gigalith di mandare KO Milotic. Non so se il brutto colpo era di importanza o meno, però ha fatto un trade perfetto con 3 di vita, quindi è stata un'ottima idea. Conkeldurr contro Mega Beedrill. Probabilmente Conkeldurr userà una priority. Gelopugno invece no, non usa una priority. La protezione retromarcia, ok, quindi la protezione era giusto per vedere cosa stava per fare con Keldor. Non sarà molto efficace, almeno Beedrill può andarsene via dopo aver sferrato comunque un attacco. Ditto, di nuovo. Quindi in questo momento l'avversario sta usando Ditto giusto per tankare i colpi. Ditto andrà giù probabilmente con un attacco. Gelopugno. Sarà sufficiente a mandare il Ditto nemico KO. Niolis, che sarebbe... Ah, ok, oddio. Noivern. Ok. Ok. Ah, quindi ha usato indagine piuttosto che... non mi ricordo l'altro, che gli permette di andare attraverso sostituto. Una strana scelta di nuovo. Conkeldurr rimane con 2 di vita. Gelopugno, che manderà che io Noivern, perché Noivern subisce un 4 per. In questo momento c'è molto, molta fortuna da parte... Un attimo. Ok, Beedrill, mi stavo perdendo un turno, scusatemi. Dicevo, da parte di Nicola c'è stato un bel colpo di fortuna. Vela in puntura. Sarà vabbè, ok, aveva 2 di vita, quindi sì, sarà sufficiente a mandare con Keldurr che io, Beedrill. Falcon. Captain Falcon. No, ok, ok. Talonflame con una priority. Aia, fa male. Le rocce guzze fanno male. Protezione da parte di Beedrill. Probabilmente... Ah, Trespolo! Ha predictato la protezione. Ottimo predict, Nicola.
E abbiamo Seth che ritira Glassshot dalla lotta. In questo momento Seth sta giocando molto sulla difensiva per il suo Beedrill. Penso che ci tenga a tenere Beedrill. Whimsicott. Baldeali su Whimsicott, che gli farà male. Abbastanza. Non so perché ci ha mandato un Whimsicott contro, sapendo che stava per arrivare un Baldeali. Mi torce l'elmo, vabbè. Whimsicott va KO. Contraccolpo da parte di Talonflame. Electrum. Ok, Electivire sarà decisamente più tanky, quindi sarà in grado di tankarsi un Baldeali, probabilmente. Non vorrei dire cavolate. Esattamente, non è molto efficace. E Electivire usa Tuono Pugno, che manderà KO di sicuro Talonflame. Brutto colpo, non importava. Panzer. Abbiamo Snorlax che entra in campo contro Electivire. Breccia, quindi Electivire non sta usando la cosa, la banda scelta. Fa molto male a Snorlax, però maledizione gli fa aumentare la difesa di uno stage. Non so se sarà sufficiente, forse con gli avanzi. Sto facendo un po' di matematica per vedere se... Forse sarà in grado di sopravvivere. Esattamente, è in grado di sopravvivere. Riposo da parte di Panzer, che con probabilmente una bacca stagna si risveglierà subito. Ok, riposo appunto. Breccia di nuovo. Niente bacca stagna. Quindi lascia che Snorlax si tanki i due turni. Sono Laia. Ok. Maledizione, quindi si sta tankando anche mentre dorme. Riposo, sono Laia. È un pochettino di RNG, ovvero un pochettino a caso, però si usa anche su Snorlax, cioè si usa su Snorlax alcune volte. E abbiamo avanzi. Breccia. Ah, giusto, aveva avanzi, non poteva avere Bacastagna, se non sveglio io. Adesso Breccia non farà più nulla. Panzer dorme. E usa Sono Laia. Al prossimo turno si sveglierà. Riposo, ma fallisce. Ecco quello che dicevo riguardo riposo Sono Laia, perché può capitare riposo due volte mentre dormi. Breccia di nuovo. Probabilmente l'avversario sta sperando in un brutto colpo per mandare KO Snorlax. Snorlax si è svegliato e fa riposo di nuovo. Sto pensando che mossa d'attacco ha. Riposo Sono Laia. Maledizione. E la quarta mossa quale sarà? Tipo ritorno? Presumo. Panzer dorme. Sono Laia. Maledizione di nuovo. Ok. E ormai è ultra tanky. Di solito si gioca Snorlax, si gioca con riposo, bacca stagna, panciamburo, una cosa del genere. Maledizione e la quarta mossa. No, basta, sono quattro, non sono cinque. Pokémon Sun e Luna ancora non è uscito. Sono Laia, probabilmente questo qua sarà l'ultimo turno, perché vedo da 18 su 18. Corpo scontro, ah giusto, corpo scontro. Ok, corpo scontro che manderà KO Electivire. E la battaglia termina qui con la vittoria di Nicola. Mi sono dimenticato, perché ho appena visto, c'era Rolce Aguzze e c'era Beedrill che era rimasto, però praticamente Beedrill è tornato in campo ed è andato KO subito, quindi la battaglia è terminata con Beedrill che andava KO. Comunque sia, Nicola, bella battaglia, hai avuto due colpi di fortuna, però considerando che avevi ancora Staryu e Venusaur, probabilmente avresti vinto comunque, io la butto là. Quindi anche con due colpi di fortuna ti è andata comunque molto bene, hai giocato molto bene. Mi sono piaciuti molto i tuoi predict e sì, molto molto bella. Comunque sia, gamer, se vuoi mandarci la tua battaglia, qui sotto in descrizione ci sono due video. Uno che ti spiega la differenza tra Pokégamers Pro e Pokégamers Lite e perché li abbiamo separati.
E il secondo video è un tutorial su come compilare il form su Guide Console e su come ottenere il codice da mandarci appunto sul form di Guide Console. Comunque sia, gamer, per questo video è tutto e ci vediamo alla prossima. Ciao, gamer!